bambini, ragazzi, anziani, studenti, disoccupati, pensionati, uomini e donne. Ognuno con le proprie difficoltà, ognuno con ostacoli enormi da superare, tutti con la mano tesa in cerca di aiuto. Aiuto che arriva in una regione come l'Umbria, che ha al proprio interno tante piccole e grandi realtà, nate per assistere chi ne ha bisogno, dall'infanzia fino alla vecchiaia. Assistenza silenziosa, spesso volontaria, che raccoglie il lavoro, la fatica, ma soprattutto la gioia e la soddisfazione di migliaia di persone che ogni giorno dedicano il proprio tempo agli altri. Non cercano pubblicità, non lo fanno per i soldi o per la carriera. La loro è, più semplicemente, una risposta ad una domanda di aiuto. Noi ci siamo trovati qui all'oratorio tanti ragazzini che venivano per studiare e molti di loro venivano senza quaderno, senza diario e soprattutto senza la minima disciplina e sbattendo, distruggendo, schiamazzando lanciavano una richiesta d'aiuto. Alcuni di noi hanno avuto l'intuizione di leggere dietro questo disagio una mano tesa e di andar loro incontro. Siamo a San Sisto, quartiere di Perugia, dove l'oratorio offre un servizio di aiuto compiti ai bambini, molti dei quali con problemi di apprendimento. Due ore, tutti i giorni, in cui Luca e i suoi collaboratori assistono nello studio chi, per diversi motivi, ha bisogno di un sostegno. Studio, certo, ma anche divertimento e voglia di stare insieme, magari dando ai ragazzi uno spazio dove ritrovarsi e dove sperimentare nuove attività. In questo spazio che è lo skate park sul terrazzo della parrocchia, del centro giovanile, il nostro oratorio, i ragazzi si gestiscono in alcuni orari. C'è un orario di apertura indicato da alcuni di loro e di chiusura in cui vengono a prendere la chiave, la riportano. E poi c'è la possibilità mia o anche degli altri collaboratori della parrocchia, le suore, di poter venire qua e stare con loro per poter passare del tempo insieme. Aiutare i ragazzi dandogli delle responsabilità, insegnargli a rispettare il lavoro proprio e degli altri. Quello dello skate park di Ponte San Giovanni è un progetto che va oltre l'assistenzialismo, punta a creare persone capaci di gestire la propria vita. C'è lo stomaco, arriva sempre, ancora ce l'hai. Sì. E quelle però ce l'hai una volta ogni tanto adesso, oppure no? Continuazione. Di continuo adesso? Sì. No. Però ci convivi? Sì, ci convivo. Le volte mi dicono le cose belle, le volte mi dicono ammazzate. Questo sempre però ce l'avevi? Sì. Però non gliel'hai data vinta, no, sei ancora qui. Sì. E guarda che sorriso che c'hai. Le malattie psichiche, come quella di Antonietta, sono state per tanti anni stigmatizzate e chi ne soffriva lasciato ai margini della società. Oggi, grazie a centri come il Marco Polo di Terni, questi problemi vengono affrontati a viso aperto, cercando di reinserire le persone all'interno della società. Nel momento in cui sono arrivati i cosiddetti matti, la risposta del quartiere inizialmente è stata una risposta estremamente difficile, molto sospettosa, c'era grande ostilità. Lì è stato compiuto un lavoro enorme da parte degli operatori dei servizi, sia dei servizi della ASL che dei servizi della cooperativa, per cercare di lavorare su questo problema dello stigma e della non accettazione. Nonostante il lavoro di chi è al loro fianco tutti i giorni, riemergono i ricordi di pratiche lontane. Mi facevamo le trasciotte, mi facevano. E tu questa cosa l'hai sempre odiata, io mi ricordo che dicevi allora che è stata un'esperienza. Sì, perché c'avevo paura da morire.
per come mentre mi svegliavo. Qua, perché loro ti addormentavano. Addormentavano, mi facevano una puntura. Io stavo giù tutta lunga, stavo stessa sul letto e mi svegliavo. Oddio, mamma mia, sono salva. Bambini, adolescenti, adulti, con problemi economici o sociali, dunque. Sono in tanti ad avere bisogno di assistenza, ma forse nessuno viene dimenticato così spesso come succede con gli anziani. Qui, nella Casa dei Girasoli di San Giustino, invece, gli anziani si cerca di valorizzarli e di fargli sentire tutta l'importanza del loro piccolo lavoro quotidiano. Il lavoro? Adesso mi dato l'altra maglia di tabucchi, faccio una sciarpettina. E fa bene il lavoro per la testa e tutto quanto, è vero. In accomodo tutti i bavagli che io lo metto, ma c'è nessuno più giovane di me, nessuno ha preso l'ago per accomodarlo e li mettono, io invece li metto. E il signore sa, sì, lo faccio per amore di quegli anziani fuori che hanno bisogno di metterlo. Io sono la più anziana di tutti. Ad aiutare gli anziani a San Giustino, come qui a Città di Castello, nella casa famiglia San Giovanni in Campo, anche tanti giovani che riconoscono l'importanza di passare del tempo con persone che hanno ancora molto da dare e da dire. Non c'è un rapporto distaccato tra noi, è come se fossi la loro nipote, quindi è come un rapporto tra nonno e nipote. E questo ha portato tante soddisfazioni personali e tante piccole rivincite, tra virgolette, verso la vita. Dai giovani agli anziani e viceversa, in un circolo che si rinnova continuamente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, esperienza dopo esperienza. Storie che raccontano un'Umbria più viva che mai, pronta ad aiutare e ad essere aiutata. There I go, distressing again. I should take